sono dato da fare come un matto per te. Quindi devi andare a quell'appuntamento. Ma perché te ne importa tanto? Ho circa un brasiliardo di risposte a questa domanda. Andiamo. E sii sobria. Ok, ma ora devo correre in bagno. Scusa. Jenny. Ma quello lì non è il bagno. Troppo tardi! Perché hai fatto questo a me? Fa male perdere l'uomo dei propri sogni. Oh, ti prego, lui non è l'uomo... Eri tu l'uomo dei miei sogni. Non capite che cosa sta succedendo? Insomma, tu tieni ancora a lei e tu vuoi farla ingelosire uscendo con un uomo sexy, bello e superdotato. Provo ancora qualcosa per te. E tu provi qualcosa per lei, anche se il mio fascino è comparabile soltanto alla mia Mi manchi. Mi manchi anche tu. Oh, ma quanto siete carine. Dovreste baciarvi. Dai, vieni qui. È un momento che merita di essere immortalato. Ti prendo un po' di caffè. Ok. Basta che sia al ginsato. Tanto capita ogni giorno che uno si depili per aiutare la nipote lesbica del proprio coinquilino. Ciao, Waldo. Ciao, Waldo. Ma sei ubriaca? No, mi sono scolata questa. Ti sei fatta fuori tutta la bottiglia. Non c'è problema, ora mangio qualcosa. Shh. Forza, andiamo. Mi dispiace, di solito evito i secondi appuntamenti, ma ero nervosa, Jenny mi piace tanto. Ah, ecco qui Jenny, ok, è ora di dormire. Ottima idea. Che carine, sembrano due cucciole gay ubriache. Ah, momento che merita di essere immortalato. È la vigilia di Natale. Lenti, perfino i parassiti son beati e dormienti. Alan riposa abbracciato al cuscino e sogna due lesbiche che si danno un bacino. Anche Brooke e Jenny sono ormai dormienti e beate in mezzo alle bottiglie che si sono scolate. Nervosa era Jenny e timorosa e ha rischiato alla grande, ma Brooke ha aperto il suo cuore e anche le gambe. E infine Berta in gilet e io col cappello ci sballiamo di brutto con un saporito spinello. Mi assopisco sereno, vedo gnomi e farfalle. Buon Natale ad ognuno! Depilate o le palle.